amici del Portale Verde, buongiorno, ben ritrovati. Siamo qui presso il Peraga Garden Center di Mercenasco e oggi andiamo a girare un video utile. Utile a chi? A chi deve fare un regalo, deve regalare una pianta a un amico, a un parente e che sa non essere propriamente un pollice verde. Quindi ha anche paura a regalare, a fare questo regalo, però lo vuole fare. Quindi andiamo a chiedere alla nostra esperta Francesca Vernile qual è, quali sono le piante più indicate per colui che, ahimè, il pollice verde non ce l'ha. Allora, sicuramente ci dobbiamo assicurare che, pur non avendo il pollice verde, abbia una buona predisposizione nei confronti delle piante, quindi che voglia farselo diventare un po' verde questo pollice. Però sicuramente possiamo aiutarlo regalandogli una pianta non troppo complessa da gestire. Quindi possiamo scegliere ad esempio il classico mangiafumo, chiamata anche nolina, il suo nome è Bocarnea recurvata, è una pianta che non ci richiede troppe cure, l'importante è posizionarla nel posto giusto e attenersi insomma a quelle poche regole che sono l'innaffiatura, la concimazione, ma insomma non è una pianta così esigente e sicuramente anche se questo nostro amico la trascurerà un po' non ne risentirà subito nell'immediato. Un'altra pianta, magari leggermente più complessa, ma sicuramente ancora molto resistente, è lo spatifilium. È una pianta molto generosa. Io invece, vedi, avrei detto che questa era una pianta difficile, non mi sarei avvicinata a questa pianta. Non è così difficile, assolutamente. L'importante è anche qui, quando gliela regaliamo, magari saremo noi i primi a dirgli guarda, la devi mettere in un vaso con un buon composto drenante, quindi forse potremmo anche regalarglielo già il composto drenante. Gli diremo dove cos'è un composto drenante? Aiutiamo i nostri amici, dai. Un composto drenante è un terriccio che contiene una buona percentuale di materiali inerti, ad esempio possiamo metterci una pomice, un lapillo, cioè di materiali che fanno sgrondare l'acqua, ecco, più che inerti, materiali che strutturano il terreno in maniera tale che l'acqua sgrondi rapidamente e non rimanga il ristagno idrico. Poi gli diremo dove collocarla, quindi una finestra se esposta a sud con una tenda davanti che filtra i raggi solari diretti oppure est o ovest va benissimo e ogni quanto annaffiarla, ovvero ogni volta che il terreno sta per asciugarsi. Benissimo. Quindi è una pianta che tutto sommato può stare anche nelle mani di un neofita, diciamo così. Poi vediamo un po', un'altra pianta sicuramente semplice, l'avevo vista prima, andiamo a cercarcela, eccola qua, è il Pothos, lo Scindapsus. Ci sono di diverse colorazioni, è una pianta tra l'altro anche molto bella da far ricadere in magari da una colonna, da una trave, a un gancio al soffitto, sopra un pensile, insomma la possiamo collocare un po' in qualunque stanza della casa e non ci richiede tutto sommato grosse cure. Addirittura io l'ho vista in casa di alcuni amici trattata veramente male, quindi non era al pieno della sua forma, ma comunque resisteva tenace e continuava a vivere, quindi anche lei è sicuramente una pianta adatta a chi non ha proprio questo pollice verde. Diamo un'ultima soluzione. Un'ultima pianta, eccola qui, è il falangio, chiamato Chlorophytum, è una pianta che possiamo regalare anche a chi magari non ha una casa così riscaldata, perché comunque è una tra le piante d'appartamento che possiamo tenere a temperature anche vicino ai 5-7 gradi. Quindi diciamo che può andar bene perché appunto ha comunque una bella colorazione, poi è molto divertente quando fa questi rami che portano sul finale, a parte i fiori, ecco vedete qui i boccioli che stanno per fiorire, poi fa queste piccole piantine, quindi potrebbe anche essere un modo per cominciare ad appassionare questa persona perché magari si riproduce da solo la pianta e si entusiasma nel vedere comunque il successo. Benissimo, allora Francesca ci ha detto anche come possiamo coinvolgere un'altra persona nella nostra passione del giardinaggio, perché se noi regaliamo una pianta molto ovviamente siamo già degli appassionati. Quindi grazie ancora a Francesca Vernile per questi ottimi consigli. Vi chiediamo a questo punto di mettere un bel pollice all'insù e di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!